Torre di controllo, pronti al decollo. In 3, 2, 1. Decollare. Decollare. Credo che abbiamo scisso l'atomo della colazione. Nei primi anni 60 la mattina americana tipica era latte e cereali. E i due giganti indiscussi del mondo dei cereali, la Kellogg's e la Post. Novità importanti dal mondo della colazione. L'azienda di cereali Post avrebbe inventato un prodotto farcito alla frutta a lunga conservazione e riscaldabile. No. Sì. Però. La Post! Ce l'hanno fatta! Sto finalmente per schiacciare quell'enorme cappa rossa che non smette di fissarmi! Ma la Post come avrà fatto? C'è sempre una sorpresa dentro la scatola. Chissà se hanno usato lo xantano. Xantano! La Kellogg's parteciperà alla gara per reinventare la colazione con l'aiuto di Steve Schwinn, Chef Boyardee e Jack LaLanne. Si sono affidati agli esperti. Conoscete Isaiah Lamb della Quaker? Oh, i signori della Kellogg's. A causa nostra persone molto potenti saranno molto arrabbiate. Dovete vincere. State facendo dei progressi? Non è in scala, ma... Quanti anni avete, ragazzi? 5? Il piccolo John John disegna meglio di voi. Forse ha qualcosa che non va. Nessuno ha detto che sarebbe stato facile. Io parlo di infanzie felici per milioni di bambini americani. La cosa importante è il nome. I fruttatosi! Forte? No. Scaldami e mangiami! Non vende. Smangiucchini o blunghi? È uno scherzo. Avrà vinto chi arriva per primo sugli scaffali. Ma l'hai portata, vecchietto! Perché? Come siamo arrivati a questo? È normale, parliamo di colazione. Non è un'azienda di cereali! Perché mio marito è esploso?